Super protagonista della gara, Stefano Lorenzi. Una doppietta, tanto lavoro per tenere sul pallone probabilmente la tua miglior partita dell'anno oggi. Ma sì, sono contento che sia capitata proprio con la prima. È stata una partita molto bella da parte mia e anche da parte della squadra. La squadra al primo tempo ha espresso un ottimo calcio. Ci siamo un po' complicati la vita con questo retropassaggio, c'è stata un'espulsione lì naturalmente loro hanno preso coraggio, però siamo stati bravi a insomma, fare un gol eh, loro... noi in 10, poi c'è stata la seconda espulsione. Abbiamo... È una partita vinta col cuore, sicuramente. Il primo tempo col bel gioco, il secondo tempo col cuore. Una, una gara che può dare una svolta insomma anche gli episodi come accennavi tu che alla fine il rigore sbagliato volgono fuori del pergo è cambiato anche un po' il vento è cambiata proprio l'aria intorno al pergo che può spingere la squadra più in alto ma sicuramente dobbiamo lavorare eh, facciamo tesoro di quello che, del campionato che è stato che quando abbiamo cercato di, di fare il passo più lungo siamo caduti rovinosamente. Quindi, già da domenica dobbiamo mettere in campo questa voglia, questa determinazione. Avremo delle assenze, ma abbiamo visto benissimo anche oggi che siamo un gruppo compatto. Mazzetti, che ha fatto mi pare l'esordio in Serie D e ha giocato con questa tranquillità. Quindi, eh, la nostra forza deve essere il gruppo, e con questo gruppo dobbiamo fare questa ultima parte del campionato al meglio. Una gara quella di domenica con il Ciriverghe che forse sarà il banco di prova. Il Pergo ha sempre giocato bene con le squadre di testa di classifica. Quelle dietro... Ha sempre stato un po' più in difficoltà. Sì, è vero, non abbiamo mai avuto continuità, adesso dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e di aver fatto tesoro di tutto appunto questo campionato. Il Ciriverghi io lo conosco perché è una squadra bresciana, è una squadra che rispetto alla classifica che ama è una squadra molto forte. Hanno avuto dei problemi all'inizio dell'anno, adesso si stanno riprendendo e dovremmo battagliare come oggi, come abbiamo fatto oggi.